In un momento in cui il lavoro non solo non si trova, ma è anche difficile parlarne, c'è questa iniziativa Volti al Lavoro. Di che si tratta? È un'iniziativa che nasce appunto per parlare in modo positivo, è un omaggio fatto soprattutto in questo quartiere. Nato proprio con l'idea di valorizzare la figura del lavoratore, di chi vive e lotta ogni giorno lavorando quotidianamente con quello che fa, e l'idea è nata conoscendo personalmente tutti i lavoratori che appunto lavorano in questo quartiere di Visceglie, che è veramente il cuore pulsante, penso, della città, perché è proprio ricco di attività. E l'idea di creare questa sorta di mostra temporanea urbana fatta con la comunità e proprio per la comunità, perché proprio tutti i lavoratori hanno partecipato attivamente grazie anche al loro aiuto, e quindi di fotografarli sul loro posto di lavoro. Quindi non sono non sono degli attori, degli interpreti? No, assolutamente, sono, infatti, diciamo, sono riconoscibili ai più, sono tutti riconoscibili, sono famosi, diciamo, nella zona. E appunto li ho ripresi, gli scatti sono stati fatti sul loro posto di lavoro, senza preavviso, appunto per cogliere la spontaneità e la quotidianità. E l'idea è proprio di fare queste gigantografie, metterle fuori come dei manifesti, dove ognuno è individuo, ma insieme, messi uno dietro l'altro, sono appunto la collettività, la comunità. E anche il titolo del progetto si chiama Volti al Lavoro, ha un duplice significato: da una parte è la faccia, quindi facce al lavoro, appunto per rimarcare l'individualità del soggetto, e dall'altra parte proprio il rivolti al lavoro, quindi proprio questo omaggio alla valorizzazione del lavoro che sono impegnati loro, cioè ogni giorno a fare quello che in realtà è. Poi comunque nessuno, diciamo, è un modo proprio per valorizzarli e per dare la giusta importanza al tutto. E non è un caso che questa mostra si concluda il 1° maggio? No, infatti è stata volutamente fatta iniziare in questi giorni, per poi essere conclusa il 1° maggio, appunto la festa nazionale dei lavoratori. Quindi la mostra durerà fino al 1° maggio.